parte di Romy, un saluto grande grande da parte di Michela e di Roberto. Allora, oggi abbiamo un video tutorial di livello avanzato, perché oggi è l'appuntamento del giovedì. E, vi presento un qualcosa che potete sfruttare tanto per il body painting. E, diciamo che mi sono un po' ispirata a una donna orientale, anche una geisha, diciamo quel genere di donne appunto dalla carnagione bella, setosa, e poi dal fatto che comunque siamo ancora nella primavera, quindi fiori di pesco, eccetera. Vi faccio vedere subito che cosa andremo a realizzare. Eccolo qui, è un bellissimo soggetto. E perché vi dico del body painting? Perché magari è bello farlo in grande su una schiena, oppure piuttosto nella parte dell'addome, quindi è veramente molto 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 bello. Chiaramente potete giocare molto sui colori, e vedete che ho fatto il vestito rosso, ma in realtà potete anche realizzarlo in un altro colore, nelle tonalità del fucsia, come fiori di pesca, eccetera. E anche lo sfondo, io ho utilizzato, diciamo, un celeste, ottane, eccetera, che sono un po' le sfumature del cielo, però potete farlo anche per esempio in una versione tramonto, quindi magari mettere uno sfondo più caldo. E la difficoltà di questo soggetto sono i tratti del viso, sono le sfumature, sono l'unione di varie tecniche, quindi a pennello, in one stroke, eccetera. Però devo dire che seguendo passo passo il video tutorial, tranquillamente, essendo appunto un livello avanzato il vostro, tranquillamente potete realizzarlo. E vi invito a fare tante modifiche, perché potete, come dico sempre, prendete spunto da questo soggetto per poi metterci anche un po' del vostro. Allora, prima di tutto, come sempre, io vado a dirvi i pennelli che ho utilizzato. Considerate il fatto che io l'ho dipinto sul mio braccio, quindi chiaramente, come dico ogni volta, i pennelli sono della misura del mio braccio, quindi se lo vado realmente a realizzare, come vi dicevo prima, su una schiena, ovviamente vado ad ingrandire un pochino di più quelle che sono le misure. Allora, andiamo a vederli insieme. Ho utilizzato pennello a punta tonda, eccole qua, numero 1 e numero 4. Poi un pennello lingua di gatto, tenetene anche più di uno, lingua di gatto, in questo caso ho considerato un centimetro di larghezza, quindi un medio, e poi vari sfumini di varie misure, grande, piccolo, eccetera, e poi il pennello angolare piatto, eccolo qui. Mentre per quanto riguarda i colori, diciamo, sono un'infinità, quindi diciamo ve li elenco in modo molto veloce. Allora, diciamo, ho utilizzato varie gradazioni di marrone, sia anche per le sfumature del viso e quindi color carne, e schiariti chiaramente con il bianco, quindi mai il bianco puro sul viso, e andando sempre a schiarire magari un color avorio piuttosto che un rosato proprio carne, leggero leggero. Poi ho utilizzato, ovviamente qui ci metto il bianco e il nero per tutte le varie schiariture e per scurire altri colori. Poi ho utilizzato lo split cake, diciamo nelle tonalità del rosa, quindi con parecchio bianco e la punta in rosa, il bordeaux, il color magenta, ho utilizzato il celeste e l'ho un po' scurito con il color ottaneo, che è molto bello, a me piace veramente veramente tanto. E poi c'è il rosso, chiaramente, non so se già ve l'ho detto, e basta, il nero, sfumature appunto di anche di grigio, soprattutto per la parte che riguarda i capelli. E questo perché voglio fare una piccola precisazione per quanto riguarda i capelli. Diciamo che sono partita da, e lo vedrete poi nel tutorial, sono partita da un fondo grigio
per poi piano piano andare a scurire il colore e quindi arrivare alla parte scura. Quindi sono andata col grigio, poi ho messo i punti luce con il bianco e poi piano, non è mai bianco vero, è sempre un grigio più chiaro, e poi piano piano in finale ho messo gli scuri, quindi il nero veramente. Come realizzo i capelli? Li realizzo appunto con il pennello a lingua di gatto, perché mi crea realmente, piano piano, messo chiaramente di taglio e quindi non messo proprio frontale, non sfrutto la parte larga ma sfrutto la parte stretta, e quindi riesco veramente a realizzare dei bei filamenti che appunto ricordano il capello. E poi ho fatto una decorazione al di là del viso della donna, una decorazione floreale che, come vi dicevo prima, mi ricorda un po' la primavera, il sole, eccetera. E non vi dirò moltissimo su questo video tutorial perché veramente è molto da guardare, e quello che chiaramente, come vi dicevo anche nei capelli, quello che chiaramente ci tengo tanto è appunto le varie sfumature, le varie gradazioni, quindi anche nel viso non sono partita subito dal colore finale che voi vedrete, ma ci sono arrivata piano piano con varie gradazioni color carne. Anche per quanto riguarda le sfumature, ci sono arrivata piano piano con varie tonalità, miscelando magari il marroncino con un po' di color carne, con un po' di color pesca, quindi cercando la miscelazione adatta. Io credo quasi sicuramente al 100% che voi veramente non abbiate difficoltà nel realizzarlo, ma se non capite un passaggio, che potete tranquillamente scriverci, ma dopo vi dico tutto quanto. E allora adesso vi lascio al video tutorial e ci vediamo dopo. Vai! Ecco, come vi dicevo all'inizio, parto semplicemente a realizzare la bozza di quello che sarà poi il volto della mia donna, e chiaramente all'inizio non mi sto tanto a preoccupare delle proporzioni, altezza eccetera, perché le vado a sistemare piano piano realizzando poi il disegno. Adesso mi do soltanto delle linee guida per dove andrò a collocare determinate cose, quindi capelli, occhi, labbra, naso eccetera. Thank you.
strato di grigio medio scuro, diciamo che è, diciamo, la parte, la zona che mi riempie proprio tutti i capelli. Dopo piano piano vado a fare tutti i dettagli. Di celeste molto 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 chiaro, dopodiché con il colore ottaneo sono andata a dare appunto un po' di ombre. Questo perché intorno al nostro soggetto lasciamo sempre quella parte di alone più chiaro che fa risaltare di più il soggetto stesso. Quindi conviene prima dare una base molto chiara, dopodiché andare a realizzare le sfumature con il colore che preferiamo. Sopra, in questo caso vedete i capelli scuri, perché una volta asciutto il colore non si va a miscelarsi con il colore che io vado ad applicare sopra. Quindi è molto importante far asciugare il colore, come vedete anche nella realizzazione di determinate cose. Io aspetto sempre che si asciuga da una parte e nel frattempo proseguo il disegno dall'altra parte. Thank you.
questo caso sto soltanto evidenziando i petali dei fiori e creando con il bordeaux delle piccole ramificazioni di questi fiori di pesco. Chiaramente stiamo parlando di un disegno manga, un disegno anime, quindi una cosa molto cartoon, e quindi vado a rendere anche i fiori eccetera non realistici chiaramente. Al disegno vado a scurire ancora le parti esterne in modo che il disegno, la parte più chiara, mi venga più in fuori e rimanga più scura la parte esterna. Quindi vado ad aumentare lo scuro sempre con il colore ottaneo che vado poi piano piano a sfumare. Creazione, in questo caso l'ho fatta sul braccio, quindi con delle gocce, e se l'avessi fatta sulla schiena probabilmente potrei decorarla o comunque creare un contorno con altri tipi di decorazioni. Ecco qui, io spero veramente che questo body painting vi dia tantissimi stimoli per fare tanti soggetti simili, perché sono molto 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 belli, e potete pensare anche per esempio di fare un body painting con donne di varie etnie differenti, molto 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 bello. E allora, fateci vedere sempre i vostri lavori, come le avete modificate, facci vedere i vostri progressi. E dove ce li dovete far vedere? Sulla nostra mail, l'artediromi@gmail.com, oppure ci trovate sui social. Quali social? Ve li dico tutti velocemente, a parte questo il canale YouTube, dove dovete iscrivervi e cliccare sulla campanellina e farla diventare nera, perché in quel caso verrete avvisati ogni qualvolta noi pubblicheremo un video. Ma ci trovate su Facebook, Instagram e TikTok, i nostri social, dove ogni volta pubblichiamo delle cose differenti fra loro, quindi vi consigliamo di iscrivervi a tutti e tre i social, e poi anche lì ci sono le chat, quindi chiaramente potete scriverci anche lì per farci delle richieste. Vi ricordate la giornata bonus di ieri? Ecco, potete farci le richieste, potete partecipare alla nostra live che ci sarà domani sera, quindi venerdì sera, oppure non so, anche richiederci dei video tutorial specifici di qualcosa che vi piace ma che
magari volete un aiuto per realizzarlo. Quindi io e Roberto siamo qui pronti a rispondere a tutte le vostre domande, proposte e desideri. E allora per oggi è proprio tutto, noi vi aspettiamo domani sera alla Super Live alle ore 22:30 in compagnia mia, in compagnia di Roberto, ma anche di tanti ospiti. E se anche voi volete essere ospiti della nostra live trasmissione fantastica e divertente, dove chiaramente parleremo di Facebook, di painting, ma parleremo anche di novità che ci sono in giro, del fatto che possiamo piano piano ricominciare a lavorare, insomma parleremo di tanti tanti argomenti. Quindi se volete intervenire, scriveteci, mi raccomando. Un bacio grande da Michela e da Roberto. Ciao, alla prossima.